Buongiorno a tutti. Oggi eh, con voi voglio rispondere a una domanda che da tanto tempo parecchie persone mi rivolgono. Una domanda che eh, ammetto mi ha messo in difficoltà e non poco, eh, ma ho pensato un po' a cosa dirvi. Ripeto, non voglio avere pretese, non sono né un biblista né un teologo, semplicemente uno come voi che vuole riflettere sulle cose, pensare, pregarle. E chiediamo di avere insieme l'aiuto all'inizio di ogni trasmissione, l'aiuto allo Spirito Santo perché illumini me nel dirvi quello che ho nel cuore, nel riuscire a trasmetterlo, ma anche voi nell'ascoltare con un cuore aperto. Mi riferisco a una frase che diciamo sempre nella messa, ecco l'agnello di Dio e ho scoperto che in tante persone questa frase fa un effetto. Molto particolare, è un effetto non bello perché l'agnello richiama a un animale, un animale che viene sacrificato. E in questo momento in cui c'è tanta attenzione, giustamente alla natura, agli animali, sembra quasi che dicendo quella preghiera noi immoliamo un agnello. Allora cancellate davvero questa immagine, anche se nelle religioni antiche e anche nell'inizio dell'Ebraismo. L'agnello esisteva, gli animali immolati esistevano. Sembrava quasi che a Dio si dovesse dare qualcosa. Si, se, addirittura nella Bibbia c'è scritto, chi è povero porta una colomba, chi è a metà porta un agnello, chi è ricco porta un vitello, un animale più grande, da sacrificare a Dio. Per fortuna tutto questo è finito, perché Dio stesso a un certo punto ha detto all'uomo ma cosa me ne faccio dei tuoi sacrifici? Cosa me ne faccio che mi offri un vitello, anche se sei ricco, se mi offri comunque un animale, se mi offri qualcosa. Non è questo che io voglio, e non è questo ciò per cui io sono venuto nel mondo. Cosa sta a indicare l'immagine dell'agnello di Dio? Parto leggendovi un breve brano del Vangelo di Giovanni. Il giorno dopo Giovanni, vedendo Gesù venire di, verso di lui, disse: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. E come vedete. Il sacrificio dell'agnello non esiste più. Non esiste più il sacrificio di un animale nel Vangelo. Quando noi nella Santa Mestra diciamo questa preghiera, l'agnello è Gesù e l'agnello non è un, una persona che noi uccidiamo per la nostra salvezza. Ammetto che quando ero piccolo l'immagine che ci hanno dato dell'agnello era molto sbagliata. Sembrava quasi che quest'agnello dovesse morire per pagare i miei peccati. E se io pecco continuo a far morire quell'agnello, lo crocifiggo. È quasi una cosa, scusate, ma quasi un po' sadica a volte, no? A volte abbiamo visto la nostra fede e il mistero dell'Eucaristia, e il mistero di Gesù che si dona come agnello, quasi come un qualcosa che deve riscattare qualcosa. Gesù viene ripreso come l'agnello, l'agnello dell'Antico Testamento, per indicare la sua bontà. L'agnello rappresenta la mansuetudine, la bontà, la delicatezza, la dolcezza. È un animale delicato, fa tenerezza. Ma non è questione di tenerezza, è questione davvero di amore. Cosa fa l'agnello di Dio? Dona la sua vita. Gesù ama talmente l'umanità e vuole il bene dell'umanità che è disposto a offrire la sua vita per il bene di tutti. Allora il senso dell'agnello di questo agnello. È il senso di una vita che si dona totalmente. Gesù si dona totalmente a noi perché in noi venga vinto il nemico più grande che esiste, che è la morte. Questo è il senso dell'agnello. L'agnello dona la sua vita, la dona sempre ed è disposto a donarla anche sulla croce, ma non tanto prima di tutto per il perdono dei peccati, la dona per amore. Per salvare. E allora quando noi riceviamo l'agnello non pensate agli animali, gli animali non esistono più, pensate a un amore infinito di uno che ama talmente tanto, che è disposto a dare la vita, disposto a dare tutto di sé e quando dona tutto si affida al Padre ed entra nel mistero più grande che è il mistero della morte. Dio Padre entra nel mistero della morte e lo riscatta. Allora questo è davvero meraviglioso, che attraverso l'agnello che si dona viene vinta nell'uomo la paura più grande, che è la paura della morte. Sapete, è molto difficile vivere bene, è altrettanto difficile morire bene. E sapete, bisogna allenarsi all'uno e all'altro, allenarsi a una vita bella, pur con tutte le nostre difficoltà, i nostri limiti e i nostri peccati. Eh? Ma allenarci anche a una morte bella, pensare che in quel momento davvero noi entreremo in quella morte che non è più l'ultima parola, dove Gesù è passato, dove l'agnello è passato e ha fatto sì che proprio attraverso la morte si arrivasse alla vita. Questo è il doppio, eh, il doppio volto di un grande mistero, della vita e della morte, che Gesù ha riscattato. Allora, parlando di agnello, non pensate più agli animali, ma pensate davvero a questo dono di amore profondissimo, grandissimo, che ci salva, dice il Vangelo, dal peccato. Qual è il peccato numero uno nel Vangelo? La mancanza di fede. Questo è il primo peccato e la radice di ogni peccato. E Allora, il peccato del quale noi veniamo riscattati è la nostra mancanza di fiducia. Fidati dell'agnello, perché l'agnello ha amato così tanto da attraversare tutto, compreso la morte, per arrivare alla vita. Dio Padre ha permesso questo, ma Lui ha fatto il grande miracolo, il più grande della storia, che è la risurrezione. L'ha compiuto in Gesù e lo compirà anche in noi. Una parola sugli animali, proprio perché tante persone. E giudicano la Chiesa oggi, a volte sembra quasi che noi non amiamo gli animali, che noi cristiani non siamo qua per amare gli animali che li vogliamo uccidere. No, guardate che nel Vangelo, nella Bibbia, è molto chiaro questo aspetto: che la creazione stessa, come dice San Paolo nella sua lettera, la creazione stessa geme eh, nelle doglie del parto di rinascere alla vita nuova e la creazione stessa avrà parte alla risurrezione. È molto bello pensare a questo, il creato, tutti gli animali, il creato, il cielo, la terra, questo meraviglioso...